queste consapevolezze, io ho iniziato a fare l'attore multitasking nelle Marche. Sai che facevo io? Sai che facevo i fine settimana? E mettevo in pratica tutto quello che avevo imparato durante l'anno e mezzo a scuola a Roma. Mi esibivo in dei grandi eventi che mi chiamavano solo a me in esclusiva. Sai che facevo? I compleanni per i bambini. Ne facevo 4 a fine settimana, 2 il sabato e 2 la domenica. Oh! Tutti a nero. Tutti a nero. Da San Benedetto a Pesaro, da Fermo fino a Orbisaglia, facevo tutto quanto, oh, guarda. Poi mi piacevano tantissimo perché le mamme mi piacevano tantissimo. Tra altre cose incontro ancora dei bambini che gli ho fatto il compleanno, mi chiedono se, che tra l'altro sono cresciuti, stanno insieme ai fratellini, alcuni mi assomigliano questi fratellini. Bene, e mi chiedono ancora di fargli il pezzo finale che facevo ai compleanni, perché io all'inizio li facevo ridere tantissimo, facevo delle cazzate incredibili, i bambini ridevano, capito? Io facevo questo, io facevo questo qua, il braccio più lungo, il braccio più corto, poi io lo allungavo il braccio, capito? Loro ridevano tantissimo, poi alla fine radunavo tutta la famiglia, i nonni, le nonne, la mamma, il papà, gli zii, il fratello, il cugino, eccetera, eccetera, e concludevo il compleanno con un pezzo tratto dal Piccolo Principe, scritto da Carducci, che veramente è bellissimo. Ve lo faccio vedere perché è troppo bello. Un attimo che mi preparo, quando erano tutti in prosa. Erano tutti lì che mi aspettavano. Aspettiamo un altro pochino, mette la base, ste, C'ho il cappello, non lo so, Vai su. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Perché si vende questa roba? Chiese il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, rispose il mercante. Gli esperti hanno fatto dei calcoli, si risparmiano 53 minuti alla settimana. E che cosa se ne fa con questi 53 minuti alla settimana? Se ne fa quel che si vuole, rispose il mercante. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti alla settimana camminerei. Pezzo io. Camminerei adagio adagio verso una fontana. Bellissimo, Tutti a bocca aperta, gli applausi proprio contentissimo. Poi dopo sai che facevo? I matrimoni. Nero, bellissimi matrimoni proprio. A me quello che mi piaceva tantissimo dei matrimoni sono le donne che vanno ai matrimoni, che si preparano 3 giorni prima della cerimonia, le vedi che si fanno tutto, ceretta, capelli, tutto quanto, e poi le vedi per la prima volta in vita loro sugli tacchi. Pare gli giocatori di pallone. I pori mariti li deve accompagnare di fronte alla chiesa, anzi dentro la chiesa, perché se poco poco con i tacchi fa 2 passi sugli San Pietrini, sul selciato, le bestemmie fino a Pesaro si sente. Le vedi? Poi a un certo punto le vanno a riprendere dentro la chiesa, le portano al ristorante. È importante, la cosa più difficile ai matrimoni è trovare il momento per entrare per fare lo spettacolo. Io praticamente entravo dopo che queste donne si mettevano sedute, gli vedevi le mani che gli andavano sotto il tavolo, prendevano le ciabatte, appena si toglievano i tacchi si sentiva all'unisono, wow, e io lì entravo, facevo un grande spettacolo, bellissimo, bellissimo, guarda. Poi ho iniziato a fare teatro di strada, lì mi sono dato un nome d'arte, Dolly Bomba, perché siccome già faccio tutto in nero, dico in strada, poi incontro a tutti.
Allora mi sono dato un nome d'arte per evadere le tasse, continua, sì, ci tengo, Dolly Bomba, bello, bellissimo, Dolly Bomba, ho iniziato a fare spettacoli in strada dappertutto, a San Benedetto, a Cappello, perché il cappello si può fare, no? Si può fare il cappello, bellissimo, e tu fai lo spettacolo in strada, poi a fine spettacolo chiedi il cappello, cioè i soldi, e quelli sono tutti in nero i soldi, non li devi dichiarare, assolutamente, io come chiedo i soldi io, sinceramente, da marchigiano lo si chiede proprio bene. Poi ho iniziato a fare questi spettacolini, ho prodotto uno spettacolino col Verega Street a Montegranaro, ho fatto il Verega Street Monte San Giusto, col Murano, Pennabilli, poi mi hanno iniziato a chiamare in tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, poi a un certo punto mi chiamano pure all'estero. Oh, sai quanti spettacoli ho fatto all'estero con Brainstorming, lo spettacolo di teatro di strada? Ho fatto Romania, Jugoslavia, Marsalam, Argentina, Spagna, Germania una volta. Vengo contrattato per il Clown Mime Festival di Seul, in Corea del Sud. Mi ricordo il giorno della partenza. Prendo la macchina con tutto il bagaglio dello spettacolo, dovevo andare a prendere l'aereo a Pescara. L'autostrada era piena, alla 14 un casino, i lavori, arrivo preciso, preciso in aeroporto, che poi non potevo parcheggiare lì, ho parcheggiato 20 minuti con tutto il bagaglio, sono arrivato a malapena, riuscì a prendere l'aereo. Appena entro dentro l'aereo mi accorgo che la compagnia che faceva il viaggio era una compagnia cinese, che faceva sempre Pescara, Seul, Seul, Pescara, Pescara, Seul, Seul, Pescara, la compagnia si chiamava Pimbong, tra le altre cose. E l'aereo era piccolino come i cinesi, non riuscivo neanche a stracciarmi le scarpe perché poi lì era tutto stretto, piccolino come i cinesi, che poi ad alta quota a me si gonfia le zambogne proprio, questo viaggio è durato 18 ore, arriviamo a Seul, ci vengono a prendere come grandi artisti un pulmino, mi ricordo che anche i coreani è piccoletti come i cinesi, praticamente anche il pulmino era piccolino, eravamo 8 artisti, io stavo accanto, seduto accanto a Willy Wonder, un tedesco di 2,5 metri, proprio stavo stretto, non riuscivo. A un certo punto, finalmente dopo un'altra ora e mezza, quindi da quando ero partito da Fermo erano passate circa 23 ore, arriviamo alla reception dove c'era l'accoglienza agli artisti, mi chiamano per primo, dice Dolly Bomba, dico eccomi, lì mi fanno entrare dentro una stanza e mi accorgo proprio che ero arrivato in Asia, c'erano tutti gli organizzatori del festival seduti a terra e scalzi, faccio due passi, mi fanno you have to take off the shoes. Dico, come scusa? You have to take off the shoes. Me devo togliere le scarpe? Adesso? Siamo tutti d'accordo, dico? No, perché è 23 ore che sto così. Mi tolgo le scarpe, mi metto seduto come loro, con le gambe incrociate. A un certo punto, mentre parlavo, sentivo l'odore. Metto i piedi dietro, sentivo l'odore che mi dava i cazzotti in avanti, a un certo punto sento l'odore che mi svalica e va verso di loro, la riunione poi è durata 30 secondi perché poverini non ce la facevano, ancora lo faccio, tantissimo, teatro di strada mi piace tantissimo, poi cabaret, un sacco di premi vinti, poi ho fatto i locali, tantissimi locali, poi ho fatto un sacco di piazze, poi i teatri, poi a un certo punto, oh, sai che faccio io d'estate? Sagre, le sagre paga metà contratto, metà a nero. Ne faccio, sai quando ne faccio le sagre d'estate? Che poi voglio dire una cosa, sti radiche chic che dicono che nelle Marche ci stanno troppe sagre, poi le rivedi che fanno le foto su Facebook che sono dati all'Expo. Chi di voi è stato all'Expo? Bel po' di persone. Che è l'Expo? Che è? Una sagra più grossa. Devi fare 6 ore di fila per prendere un hamburger col coccodrillo, ma è una sagra fondamentalmente, no? Che poi voglio dire, no, lo sponsor dell'Expo Nutrire l'Ambiente era il McDonald's, che a me mi piace, io sono un appassionato dell'Happy Meal, sinceramente, però, cioè, non mi pare proprio una cucina, o la Coca-Cola, che a me piace tantissimo, però ci sviti i polloni con la Coca-Cola, dai. Poi dopo dico, fai l'Expo, no, beh, e chiudi ottobre, ma ce l'hai l'albero, aspettate fino a Natale almeno, no? Poi la televisione, però a me non mi piace la Rai, a me non mi piace Mediaset, a me non mi piace Sky, sai a me che mi piace? TVRS. Io vado fuori di testa per il programma La Nostra Gente, quelli che ballano in liscio, che iniziano a ballare a Pollenza e a forza di girà finisce a Orbisaglia praticamente.
piace tantissimo. Allora, ho presentato un progetto, ho fatto un appuntamento con i piani alti di Tivo RS, sono andato lì, ho portato il progetto Marche Tube, conoscere le marche senza capirci un tube, 32 puntate da 10 minuti, loro l'hanno viste, mi sono piaciute tantissimo, poi a un certo punto sai che mi hanno detto? Che volevano i sordi volevano, io gliel'ho dati, ah, 50 euro nero ce l'avevo, gliel'ho date, mi hanno mandato in onda tantissime volte perché è giusto così, non si fa niente per niente, beh, assolutamente piace tantissimo. Poi tantissimi provini ho fatto il provino col circo, no al Cirque du Soleil, io con Tachimiri ho fatto benissimo, andato. Poi dopo ho fatto anche Marche Got Talent, sono arrivato terzo, facevo giocolerie con i Giauscoli, proprio un grande numero. Poi un giorno mi ricordo ho fatto il provino con la Compagnia dell'Arancia quando stava nelle Marche a Tolentino. Sto provino ero io e Saverio Marconi. Mi fa, Macchini, dai, facci vedere quello che sa fare. Dico, un attimo che mi preparo. Dico, vorrei farle un pezzo, praticamente è un omaggio che faccio a un grande clown spagnolo che si chiama Leandre, io lo vorrei far vedere perché secondo me è proprio adatto per il vostro genere. Dice, vabbè, te, ce lo faccio vedere, dico un attimo che mi preparo. Vai, Ste. A un certo punto mi fa, bene, basta, grazie così, grazie Macchini, grazie. Mi fa Saverio, mi fa, Macchini, lei che fa, il carrozziere? Dico, no Saverio, assolutamente no. No, dice, perché vedevo lo scotch, siccome ho da mettere a posto un'alfetta, se vuole, dico, guardi Saverio, io se nel ruolo, nel prossimo vostro, insomma, musical, vi serve un carrozziere, io lo faccio volentieri, perché tra altre cose lo scotch ce l'ho, me lo porto, non c'è, risparmiamo sui materiali. Dice, le faremo sapere. Non mi hanno fatto più sapere, però. Secondo me l'alfetta non la doveva mettere a posto, poi, fondamentalmente. Comunque, se mi chiama Saverio, glielo dico, guarda, me una parte mi paghi a contratto, un'altra parte me la dai in nero. Io non ci so lavorare. No, ma poi voglio dire anche un'altra cosa. Cioè, parliamoci chiaro. L'Italia va male per il motivo delle tasse. Ci sono talmente tante tasse che non riusciamo a pagarle con quello che guadagniamo. Uno, per pagare le tasse in Italia, sai che deve fare? Lo nero. Allora, qual è il problema? Il nero o le tasse? Le tasse. Quindi levate le tasse e facciamo tutti lo nero, vaffanculo, no? Ma che cazzo ci vuole a capirlo? Tutti più contenti. Cioè, dice che io non ragiono, ma io ci ragiono sulle cose.